prendi la matita e disegna quello che ti va. Fatti un po' più grande e diventa come tuo papà. Poi colora un campo verde, un pallone bianco e blu. Chi è più forte non si arrende e puoi vincere anche tu. Prendi la maglietta, quattro amici fate compagnia. E poi corri in fretta, sogna che lo stadio sia una via. Dacci dentro veramente, se ti senti Serie A. Dribbla, tira e certamente, prima o poi un gol verrà. Stelle azzurre nella mente, stelle belle, stelle che fanno il cielo più splendente. Stelle, stelle come te, stelle azzurre all'orizzonte. Stelle nella notte blu, più lucenti di un diamante. Fra le stelle giri tu. La partita, non avrò paura, ce la fai. Questa è la tua vita, e stringi i denti, lotterai. Tieni duro, non mollare, il pallone ce l'hai tu. No, non fartelo soffiare, anzi segna testa in giù. Dacci dentro veramente, se ti senti in Serie A. Dribbla, tira e certamente. Signore e signori, buonasera, vediamo subito l'episodio principale del primo tempo. Siamo qui oltre, poco oltre il decimo minuto di gioco. È in maglia bianca il Milan, c'è questo lancio di Scarnecchia. Virdis si libera del suo marcatore ed ecco che mette alle spalle del portiere Tancredi il pallone con il quale il Milan è andato in vantaggio al dodicesimo minuto, quindi gol di Virdis. Adesso siamo passati già alle immagini del secondo tempo. La partita, avete visto, si gioca in una splendida giornata di sole, il terreno è buono, ci sono oltre 67.000 spettatori, l'incasso è di 705 milioni più la quota abbonamenti, quindi un buon affare anche per il cassiere della formazione romana. Due notizie rapide per quanto riguarda la situazione delle squadre. Nella Roma, sapete, manca Falcao, manca anche Pruzzo, manca Maldera. È rientrato Nela, l'avete visto nell'azione che riguardava il primo tempo. Nela giocava con il numero 5 ed era il giocatore che è stato saltato da Virdis, che ha segnato il gol che abbiamo appena veduto, ma si è sentito nuovamente riacutizzare il dolore alla gamba, per cui ha abbandonato poi il campo nel 32esimo. A posto suo gioca Lucci. Nel Milan rientra Baresi dopo 3 settimane. Manca Tassotti, che nella partita di rifinitura prima della partenza della squadra per Roma si è infortunato, ha viaggiato comunque con la squadra ma non ha potuto scendere in campo, quindi Tassotti per il Milan è fuori. Queste sono le formazioni che sono attualmente in campo per la Roma: Tancredi, Oddi, Bonetti, Ancelotti, poi c'è Lucci al posto di Nela. Intanto vedete Wilkins fermare il pallone e cercare l'appoggio in Battistini, quindi Ancelotti, Lucci, Righetti, poi Conti, Sereso, che si temeva non potesse giocare invece regolarmente in campo, Iorio, Giannini e Buriani. Il Milan gioca con Terraneo, Baresi, Galli. Osserviamo questa azione della Roma, è un contrattacco, è stato Conti che è stato fermato irregolarmente, va a scusarsi Baresi, è pronto Sereso, l'arbitro è il signor Ballerini di La Spezia, fa allontanare adesso lo stesso Baresi, indica ai giocatori di attendere il fischio prima di battere il calcio di punizione, si avvicina anche Ancelotti, si ferma a parlare con Conti. Calcio di punizione che cade al secondo minuto nel corso della ripresa, vedremo chi si deciderà a battere. Sereso che prende la rincorsa, calcia il pallone troppo sotto, prende poco effetto il pallone, si alza quindi alto sulla traversa. Vi riprendo quindi l'elenco della formazione del Milan da capo: Terraneo, Baresi, Galli, Battistini, Di Bartolomei, Evani, Verzau, Wilkins, Sattley, Scarnecchia e Virdis. Abbiamo visto un gol, è stato segnato al dodicesimo da Virdis, aveva ricevuto un lancio da Scarnecchia e ha
collocato il pallone alle spalle di Tancredi. Incessante l'incoraggiamento del pubblico, dicevo quasi 70.000 spettatori, ma ecco che Conte si sta liberando in area, c'è stato un intervento di Evani su di lui, l'arbitro indica che il fallo è cominciato fuori area e Conte mette il pallone in effetti a un palmo dalla linea per battere questo calcio di punizione. Si era avvicinato Cerezo, invece Conte l'ha fatto allontanare, ha detto batto io, intanto la barriera ovviamente a distanza ridicola, deve allontanarsi molto di più. L'arbitro, vi dicevo, il signor Baldi La Spezia, indica dove deve porsi la barriera, intanto dal canto suo anche Terraneo sta pregando i suoi giocatori con il numero 10 Scarnecchia di porsi in maniera da chiudere il palo. Calcio di punizione, ecco che aveva tentato in qualche modo Conti di tirare ad effetto un calcio di punizione che potesse infilarsi a fil di palo sulla sinistra di Terraneo, la cosa non gli è riuscita ma per poco, semplicemente il pallone è andato a sbattere contro la parte esterna della rete. Si resta quindi adesso al quarto minuto esatto del secondo tempo con il punteggio che vede il Milan in vantaggio per 1-0, marcatore Virdis. Riprende adesso ancora la Roma, c'è questo lancio in avanti, tocca ancora Cerezo, si libera sulla sinistra Iorio, ecco che cerca di liberarsi un avversario, se ne libera, lo salta, il pallone sul destro, decide di andare al tiro, la mira è sbagliata, buona azione principale del primo. La Roma ha lasciato un pochino a desiderare, non si è espressa secondo le sue possibilità, giocato molto meglio invece della Roma il Milan, avrebbe potuto anche raddoppiare due minuti dopo il gol segnato da Virdis, era sbilanciata la Roma, un pochino distratta nella parte centrale del campo, ma nella sostanza dopo quel gol non si sono viste altre azioni pericolose. Intanto la Roma adesso nel secondo tempo è nettamente migliorata, si porta avanti il pallone in qualche modo Cerezo, ma viene interrotto, intanto recupera Buriani, tutta la Roma in avanti, questi Oddi che poi decide di utilizzare l'intervento di Tancredi per questa rimessa che viene effettuata in questo istante, un intervento sbagliato in difesa, sorveglia in qualche modo e libera poi Galli. Pallone recuperato da Battistini, gioca in maglia bianca con la fascia trasversale rossonera il Milan, invece nella sua tradizionale divisa giallorossa la Roma. Tocco all'indietro e che c'è una posizione di fuorigioco, rinuncia a inseguire il pallone. Atli, con i capelli molto più lunghi di quando non è arrivato in Italia, evidentemente aveva deciso di farsi ricrescere fino alla fine del campionato. Vedremo Ancelotti. Liberato un avversario, scatta anche Buriani, ecco che può ricevere adesso, si stringe intanto la difesa del Milan, c'è una spinta e Baresi che è intervenuto su Ancelotti. Ancelotti chiede se si tratta di rimessa o di fallo, si gira verso l'arbitro, è semplice rimessa laterale. Allora ci va Buriani che la effettua con le mani, Conti ferma il pallone, era incerta anche la presenza di Conti che poi invece ha recuperato dopo l'allenamento di ieri. Ancora Cerezo, vedete, scambiano bene Buriani, la bandierina del guardaline è nettamente alzata, è stato colpito anche il guardaline da un oggetto, piove qualche cosa dall'alto, i tifosi dovrebbero evitare di sfogarsi prendendo come spunto per il loro tirassegno gli ufficiali di gara, sono multe piuttosto salate quelle che poi vengono combinate dal giudice sportivo il mercoledì ed è un salasso per la società. Inquadrato Terraneo che ha effettuato il rinvio, partita non velocissima, Milan che come vedete sta giocando una partita di rimessa, mentre con grande animosità cerca il recupero la formazione romana, calcio di punizione per fallo di Virdis, danni di Cerezo già scattato, diamo Giannini, offrire questo pallone sembra corto ma c'è l'intervento di Oddi, poi lo scambio con Buriani, ecco Ancelotti in un contrasto con Evani, pallone allontanato dall'area, blocca e controlla Scarnecchia, poi dà all'indietro, qualche problema per Wilkins, c'è un intervento poi di Evani, pallone che carambola va a finire tra le braccia di Terraneo che già ha effettuato il rinvio, un po' in difficoltà la difesa del Milan, in questa sequenza abbiamo visto nettamente qualche problema, mentre la Roma preme a subito si chiude questa opportunità dopo l'intervento di Giannini per la squadra rossonera e si ripresenta nuovamente una possibilità di attacco per la Roma.
Pestie Oddi. Ferma Conti, lancia subito in avanti e costretto all'uscita. Terraneo va a chiudere con Baresi accanto a sé, inquadrato Evani. Pestie Scarnecchia, indovinata, si è dimostrata finora la mossa di Lidon di utilizzare Scarnecchia. Virdis cerca di liberarsi del suo avversario che si è reso nella circostanza, poi il cespo sul pallone, forse è stato anche spinto, c'è un intervento dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Milan ed è Virdis che tocca lateralmente ancora per Scarnecchia, poco lavoro per Atley per quanto abbiamo visto finora. Vediamo questa opportunità per il Milan, ancora Virdis può smarcare un compagno, non riesce il suo lancio verso Battistini, c'è un recupero del pallone ancora con il caparbio Ancelotti, ecco effettuato il lancio, tocca Iorio, controlla, poi riesce a spostare l'azione sulla sinistra, mentre avanza Buriani, Conti anche Iorio a ricevere il cross che invece è per Bonetti, il tiro è debole da, anche se abbastanza volato, scusate, era Giannini, se il regista ha pescato il tiratore. Intervento falloso e spinta, intanto Wilkins cerca di spiegare all'arbitro di non aver commesso fallo, da tutto il calcio di punizione, ma credo che ci sia qualche cosa che l'arbitro vuole far capire. Pellegrini poi discute con Virdis, che forse aveva accennato una reazione verbale dopo il fischio che riguardava Wilkins. Di fatto c'è questo calcio di punizione in favore della Roma, situazione sempre di 1-0 per il Milan, gol di Virdis al 12° di gioco. Parabola molto alta, c'è un intervento finale di Buriani, ci sono due giocatori che saltano su Terraneo, è rimasto a terra anche Bonetti. Conti e Scarnecchia un po' a braccetto, due giocatori che hanno avuto l'opportunità di conoscersi da vicino, di giocare anche insieme. Riesce comunque Terraneo a recuperare, non si è fatto nulla di grave, a quanto pare di capire, si proseguirà con un calcio di punizione in favore del Milan. Di Bartolomei, un'altra gloria, ex gloria giallorossa, ci sono diversi ex, giornali e televisione hanno a lungo presentato questa partita su diversi temi, uno dei quali riguarda appunto anche le panchine, c'è Lidon che torna in una città dove ha fatto un ottimo lavoro, Sareso che gioca più avanzato che rispetto al primo tempo, questi Ancelotti, c'è questo lancio sul quale scatta ancora la Roma, Iorio va a cercare di recuperare un pallone, viene messo in angolo il pallone, si prepara Conti a battere mentre Iorio viene a recuperare, ecco un primo piano subito per Conti, sembrava dovesse battere subito, anche Righetti si è portato in avanti per la sua statura, un buon colpitore, questo è Buriani, un altro ex, pallone dato all'indietro ma non riesce a filtrare nella circostanza la Roma. C'era stato un tentativo da parte di Giannini di aggiustarsi il pallone, recuperato proprio in extremis, stava per uscire, ecco che il pallone continua a ballare sulla linea e siccome a forza di mettere gesso la linea è un po' sopraelevata, il pallone poi non è uscito. Vediamo Conti in possesso di palla, 2-3 finte, finalmente c'è questo lancio in avanti, questa volta il pallone è veramente uscito, inquadrato Galli per la rimessa, la lascia poi a Di Bartolomei. Virdis cerca di porgere un pallone a un compagno, la cosa non è riuscita, Verza era marcato strettamente da due, guadagna qualche metro la Roma, effettuata la rimessa di gran carriera, subito Conti accelera i tempi, salta Evani di testa e mette a lontana, Scresti e Scarnecchia, su di lui ha commesso fallo però dice l'arbitro Ballerini, Bonetti intervenendo, calcio di punizione quindi in favore del Milan.
partita particolarmente sentita non soltanto dai tifosi, ma anche dai giocatori della Roma e del Milan, per circostanze ovviamente diverse. La Roma ha perso malamente domenica scorsa contro la Sampdoria a Marassi, pallone dato all'indietro, l'arbitro forse ha già fischiato, non è stata regolare l'azione evidentemente della Roma, quindi c'è un calcio di punizione in favore del Milan, si appresta a batterlo Di Bartolomei. Dicevo, la Roma ha perso domenica scorsa piuttosto malamente a Marassi contro la Sampdoria, 3 gol, più compreso un'autorete sfortunatissima di Righetti, ed è una squadra che ancora sta tentando il rilancio, non demorde, ci sono ancora 10 partite, sono quindi 20 punti ancora in palio, tutto può succedere. Il Milan è alla ricerca di risultati di prestigio, non ha particolari ambizioni di classifica per quanto riguarda, ecco che c'è Atley che si prepara allo scatto, per fortuna va a chiudere Oddi, azione molto pericolosa, c'era stato lo scatto di Atley, su di lui Oddi è intervenuto tempestivamente, è riuscito a chiudere. Wilkins, il ragionatore del centrocampo rossonero, pallone allungato alla ricerca disperata in corsa di Scarnecchia. Intanto per un attimo, mentre siamo arrivati ormai al 15° del secondo tempo, per un attimo avete forse visto nella parte bassa del teleschermo un giocatore in tuta giallorossa che si sta riscaldando, si trattava di Graziani. Un cattivo controllo di Orio che comunque in area, eccolo che finisce a terra, e su questa azione ha detto molto la moviola della Domenica Sportiva, si rialza Iorio dicendo non ho chiesto niente, corretto quindi la valutazione di Ballerini, e si è visto in questa circostanza abbastanza distintamente alla rallenti, che noi non possiamo proporvi in questo momento, che c'era un intervento di Baresi con pallone messo oltre la linea di fondo, si è reso, si è rivolta in maniera non perfettamente cortese nei confronti di un avversario. Comunque il gioco può proseguire nella circostanza, vi ripeto, nonostante l'impressione della caduta di Iorio potesse far pensare a un intervento falloso, fuori gioco di Iorio, si appoggia a Atley, cerca di liberarsi di Oddi, la cosa non riesce. In effetti però l'arbitro aveva già fischiato, avevamo visto nitidamente la spinta dell'inglese al proprio avversario, il lancio in avanti a cercare il contrattacco da parte della Roma, si muove bene Iorio che era rimasto un po' isolato nel corso del primo tempo, adesso ha abbastanza aiuto. Vediamo come si conclude questa azione, c'è un buon lancio di Ancelotti, pericolo per la difesa che però recupera, e poi in qualche modo Evani, cercando di evitare l'intervento di Ancelotti, ha finito per mettere il calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo per la Roma, rincorsa di Conti, palla però bassa e ancora Evani decide di scaraventare in avanti il pallone il più lontano possibile, non riesce ad allontanarlo di molto, Oddi ripete il cross che stavolta trova Sereso, martellante l'attacco della formazione giallorossa, si disimpegna in qualche modo Bonetti, poi va a chiudere su di lui anche Verza, numero 13, vedete il giocatore che ha sostituito Nela, si tratta di Lucci, Iorio dà all'indietro, perlomeno preferisce fare così, vediamo l'esito di questo centro che è sbagliato, e quindi tocca al Milan cercare una rincorsa, c'è quest'ottimo lavoro di Atley con lo scatto di Scarnecchia, Scarnecchia entra in area di rigore, viene preso per un braccio nella circostanza da Ancelotti, hanno spinto un po' l'uno un po' l'altro, Scarnecchia non ha l'aria di essere molto convinto, Ancelotti ha fatto una piccola furbata, ma nel gioco del calcio in queste circostanze ognuno cerca di fare il furbo, io penso che sia Ancelotti che Scarnecchia in qualche modo abbiano cercato di liberarsi
l'uno dell'altro, anche se Ancelotti forse ha effettuato una trattenuta. 19° del secondo tempo. Gira Bonetti all'opportunità alla Roma, che sta giocando quasi tutto il secondo tempo nella metà campo del Milan, di ritornare verso l'area avversaria. Oddi, effettuato il cross, rinuncia al colpo di testa di Bartolomei, poi arriva Galli e dà a Terraneo, restituzione fra i due, nuovamente pallone sulla destra, stavolta per Verza, finta e controfinta di Verza, cerca di liberarsi di Lucci, tra due avversari, adesso ha perso il pallone, Lucci trova lo spazio per servire Ancelotti, Ancelotti decide di servire verso Conti, Di Bartolomei che salta e libera, intanto c'è un errato intervento da parte di Giannini, si libera Virdis sul lancio di Verza, ferma il pallone Virdis, ancora all'indietro verso Wilkins, Di Bartolomei, pallone all'indietro, è il gioco che predilige la squadra di Lidl, ma è un gioco sul quale in questa circostanza il pubblico romano fischia, ma è il gioco che ha portato anche alla Roma di Lidl parecchie soddisfazioni. Intervento di Buriani che si è liberato così di Scarnecchia, c'è una rimessa laterale e un cambio. Richiamato Buriani, siamo esattamente al 20° con il numero 15, è pronto a entrare Graziani. Non c'è quindi più Buriani, al posto suo gioca Graziani, la sostituzione è al 20° del secondo tempo con il Milan in vantaggio, sempre per 1-0, gol di Virdis al 12°. Deve essersi reso conto Klagluna che soltanto con Iorio diventava difficile superare una difesa molto ben coperta, piazzata ai limiti dell'area ma con centrocampisti che lavorano bene. E quindi gli ha messo di fianco un'altra punta, Iorio e Graziani, quindi dovrebbero essere le due punte fisse. Intanto Wilkins cerca di servire Vinicio Verza, la cosa non riesce, un intervento con fallo commesso ai danni di Bonetti, arriva Ballerini e dice che si tratta di calcio di punizione. Lunga rincorsa di Sereso, manda avanti tutti i suoi, effettuato il cross colpo di testa, un po' troppo in profondità e Graziani ha fatto un tentativo pro forma. Natli fra due avversari, perde palla, la porta via Righetti che avanza palla al piede, ancora Righetti, cerca il lancio in profondità verso Graziani, la cosa non riesce, affanno della difesa milanista, ancora Sereso. Decide il tiro Sereso nella sua solita maniera che sembra sempre un po' sbilenca, ma è tutt'altro che un cattivo colpitore. Sereso sembra sempre un po' scoordinato, il giocatore della Roma però tira fuori di quelle legnate terribili, in questo caso la palla gli è andata a finire alta. Abbiamo raggiunto il 22°, quindi siamo esattamente alla metà del secondo tempo, questa rincorsa di Terraneo, fallo di Atley su Ancelotti, dice l'arbitro, calcio di punizione, devono andare un pochino più indietro, già battuto calcio di punizione ancora con Iorio, c'è adesso Graziani punta fissa al centro dell'area, vediamo Ancelotti al lavoro, finta il cross, può l'effetto, adesso è molto bello il cross, rinuncia Graziani, la palla va troppo alta, ancora possibilità, Iorio si gira, e su un intervento poi con pallone dato lì indietro c'è Terraneo che si distende e va a bloccare Evani, in possesso di palla, ritornano su di lui le immagini, avevamo visto Iorio per un attimo. Virdis salta per un attimo, Bonetti poi perde palla, sono adesso un pochino isolate le punte del Milan, dicevo poche disponibilità per Atley. Pescato in fuorigioco Graziani, millimetrico, direi che dalla nostra posizione, perlomeno dalla posizione delle telecamere, non siamo in grado di valutare l'impressione, ma è fatta di angolo e che Graziani fosse al di là, bisognerebbe essere in linea, quindi non c'è che fare che fidarsi della segnalazione del guardialine e anche l'arbitro che si è subito girato, ha fermato il gioco. C'è un altro pallone, probabilmente un'altra posizione di fuori gioco con il pubblico che sta sottolineando la disapprovazione con cui ha seguito queste due fasi analoghe della partita.
gioca con maggior ordine la Roma, non... vediamo Ancelotti, elimina ancora Ancelotti, area di rigore, c'è un intervento con Evani che lo va a toccare, Ancelotti non protesta più che tanto, protesta soprattutto il pubblico, intervento di Baresi a contrasto con l'altro numero 2 che è Oddi. Non è chiaro questo contrasto tra Ancelotti e Evani, non è stato chiarito neanche dalle immagini al rallenti della moviola. Fa molto gioco la Roma, però come potete osservare non c'è stato nessun intervento particolarmente difficile di Terraneo. Semplice lavoro di disimpegno, resta in attacco la Roma, buon lavoro adesso dopo Conti, anche di Iori, ecco che scambio di due, tocca a Conti, cerca di andare Terraneo a fermare un pallone che è stato deviato da un avversario che è finito in calcio d'angolo, gioca anche il leggero favore di vento, la formazione giallorossa, tutto il pubblico dalla sua parte ha saltato Virdi, si è tolto il pallone. Vediamo che adesso Atley cerca di fare un giochetto che non gli riesce ad Ancelotti, che se ne libera facilmente, effettuato il cross, azione molto pericolosa. Seresso cerca di girare il pallone, non riesce però ad allungarlo molto all'indietro, sarebbe stato miracoloso riuscire a effettuare una rovesciata in quelle condizioni, in velocità in un senso, con palla che doveva tornare nell'altro. Scarnecchia, contrastato da Giannini. Poi indietro Battistini, poi Di Bartolomei che cerca un lancio per Wilkins e Bonetti che dà all'indietro, poco impegnato anche Tancredi. L'impressione è che la Roma debba sfondare da un momento all'altro, attacca in prevalenza, Milan pensa soltanto a difendersi, ma nella sostanza poche le parate di Terraneo e tutte di ordinaria amministrazione. Vediamo l'esito di questo tentativo, il cross di Lucci, poi Graziani dà all'indietro, Graziani poi in qualche modo cerca di portare palla Evani, è arrivato Verza, non viene raggiunto dal tentativo di Conti, buonissimo questa azione, attenzione a Virdis, vediamo Virdis, saltato l'avversario però sulla uscita di Tancredi, sfuma l'opportunità per il Milan, è stato bravissimo Tancredi anche nell'uscita, Virdi si era liberato bene, meritato quadratura per il portiere della Roma, poteva essere il raddoppio per il Milan ancora con Virdis, un ottimo servizio per lui, si era liberato entrando in area, adesso tocca alla Roma, doppio dribbling, vediamo chi tira, pallone calciato da Giannini d'esterno, non so se qualcuno abbia toccato, direi di no perché viene effettuata la semplice rimessa dal fondo. Due azioni, una del Milan molto pericolosa con Virdis, ma subito dopo la replica della Roma con tiro però sbagliato da Giannini. Ancora Ancelotti che lavora moltissimo insieme con Seresso. Ottimo passaggio, l'arbitro indica che la palla è buona, però sullo scatto di Ori era troppo veloce il pallone, non è stato possibile per l'attaccante, per la punta giallorossa, effettuarne il controllo. Ci avviciniamo così alla mezz'ora di gioco, non cambia il risultato. La Roma ha sempre un gol da recuperare. Il gol del Milan è stato segnato da Virdis al 12° di gioco. Scambio tra Terraneo e Di Bartolomei. Lancio con le mani verso Evani. Splendida cornice di pubblico per una partita non particolarmente entusiasmante ma affascinante per l'agonismo che le squadre mettono in campo. Evani lavora da all'indietro invitando Terraneo all'uscita per impedire a Iorio di riuscire a padronirsi del pallone, già effettuato l'invio, ancora Seresso, pallone lanciato in avanti, ancora un'opportunità, Ancelotti, effettuato il cross ma è basso, forse è stanco Ancelotti, e poi c'è Di Bartolomei con calma che chiede a Evani di intervenire, Evani va a fermare, viene spinto da Ancelotti che poi recupera regolarmente il pallone, possibilità di andare ancora al cross, colpo di testa e palla messa fuori area, ancora la Roma insistentemente all'attacco, pallone alzato a campanile in mezzo all'area, alza la bandierina al guardaline e casca nel fuorigioco questa volta Graziani che era alle spalle di tutti, si riprende con un calcio di punizione in favore del Milan.
fase di disimpegno del Milan, con Carrano richiamato da un pallone di Bartolomei, il lancio di Bartolomei ancora verso Lattei che si libera del suo avversario, galoppa il giocatore, eccolo, non si trattava di Atley, vi chiedo scusa, Atley era qui pronto allo scatto. Recuperato ancora un pallone, questa volta da Verza, punta Verza velocissimo, si salva Giannini con un intervento deciso, Ancelotti ancora per Giannini, poi pallone spostato sulla sinistra, va Lucci a cercare di trovare degli spazi, c'è accanto a lui Sereso che riceve adesso, Sereso salta in qualche modo il suo avversario, però Virdis si impegna e dando una mano ai compagni, un'altra buona partita di Virdis, punta che segna e dà anche una mano al reparto arretrato. Virdis ha scambiato con Evani e poi è riuscito a dare un pallone all'indietro e siamo alla mezz'ora adesso esatta, è il momento per il Milan di cercare di fermare questa insistente serie di attacchi della Roma, attacchi che però finora non hanno portato a nessuna parata di Terraneo particolarmente difficile, ci riferiamo ovviamente alle azioni del secondo tempo. Rimessa con le mani da parte di Oddi, una finta di Bartolomei che si è liberato così di Wilkins, pallone adesso per Lucci, Sereso, salta Scarnecchia, Sereso aspettava di poter ricevere il lancio di Lucci, non si è chiuso il triangolo, troppo avanti il passaggio, già ripreso il gioco con Battistini che adesso insieme con Scarnecchia ha effettuato un cambio, pallone dato ancora all'indietro, la squadra di Lidl fanno correre il pallone, all'inseguimento del pane si stanca gli avversari, Verza, c'è una finta che però non inganna nessuno. E al piccolo trotto anche Atley che in queste circostanze senza rifornimenti non può fare certamente spettacolo. Si disimpegna bene Iorio, una buona partita la sua, pallone per Sereso, poi per Graziani. Graziani adesso si prepara forse al tiro, ecco che lo effettua, pallone che va debolmente a sfiorare il palo alla destra di Terraneo, episodio che cade al 32esimo nel corso del secondo tempo. Va a collocare il pallone per la rimessa lo stesso Graziani per accelerare i tempi, pubblico con orecchie incollate alle radioline per sapere che cosa succede sugli altri campi più caldi della Serie A, non riesce Atley a servire pulitamente Virdis, c'è una netta frattura tra le due punte e i centrocampisti del Milan, ci sono quei 25 metri che impediscono l'organicità del gioco, intanto Scarnecchia è andato oltrato fallosamente ai danni di Lucci che si è rialzato, calcio di punizione per la Roma, 13 minuti al termine con questa situazione sul campo, Roma 0, Milan 1, gol di Virdis nel primo tempo al 12esimo, gol che abbiamo mostrato in apertura di questa telecronaca. Lancio di Oddi in mezzo all'area, pallone dato all'indietro, sta per entrare Conti, respinge Galli di testa, ancora un colpo di testa di Bartolomei, palla allontanata, ma insiste la Roma con grande caparbietà, Scarnecchia che dà un aiuto, vediamo adesso che tentava di dare all'indietro Wilkins, è stata intuita la sua intenzione, scambio opportunità, Conti è vicinissimo ad andare alla conclusione, vanno a chiudere in due, è stato poi Galli insieme con Baresi ad andare a chiudere lo spazio che si era guadagnato Conti, un'ottima azione in profondità dei giallorossi, un ennesimo calcio d'angolo, 34esimo quando c'è questa rincorsa di Conti, colpo di testa però di Scarnecchia facilitato dall'errore di Conti che aveva calciato male, però subito si libera, un tentativo non riuscito, c'è la possibilità di andare al tiro, questa volta è stato molto bravo Terraneo, l'inquadratura ci ha ingannato per un attimo, a fondo della Roma molto pericoloso, c'è stato un tiro, questo che impreca alla malasorte e Bonetti, avete visto Terraneo volare sulla destra a bloccare un tiro scagliato dal limite dell'area di rigore, azione successiva al calcio d'angolo battuto da Conti che prima aveva battuto basso poi ha recuperato, e ancora Graziani che essendo stato in panchina ha più
fiato da spendere, cerca di accelerare i tempi della rimessa mettendosi a disposizione di Terragno, il portiere milanista che sta prendendo la ricorsa e effettua adesso il rilancio. Ancora un fallo di Atley, dice l'arbitro Ballerini. Questi è Iorio, buon pallone per Ancelotti. Ancelotti cerca di superare Evani che lo ferma fallosamente. Calcio di punizione per la Roma, arriva a Cereso, si allontana quindi Ancelotti. Baresi chiede a Terragno se vuole una barriera, resta a pochi metri, però sta arretrando anche Evani. Cereso va a prendere posizione, è arrivato Conti per battere il tiro. Cerca di filtrare in qualche modo Graziani, decide per invece l'uscita Terragno, ha già effettuato il rinvio. Metà campo della Roma completamente sbernita da giocatori del Milan, la loro maglia è bianca con la fascia rossonera, da un portiere praticamente all'altro con semplice tocco di un difensore. All'indietro Baresi, ancora chiamato Terragno, che è stato bravissimo un minuto fa a deviare in angolo un tiraccio. Cerca al Milan il controllo del pallone, questa volta l'entrata in gioco pericolosa è di Graziani. Preca Graziani, va a portare il pallone dove è stato commesso il fallo. Vedremo che adesso Di Bartolomei naturalmente lo sposterà, perché nessun giocatore lascia che l'avversario gli collochi il pallone. C'è stata una lunga manfrina anche a San Siro, partita che ho potuto seguire direttamente dalla tribuna stampa dello stadio milanese. Nel momento in cui doveva battere il rigore Altobelli c'era Martina, il portiere del Torino, che continuava a spostare il pallone, poi è arrivato anche Lobello. Tutto serve a indispettire o innervosire gli avversari. Comunque la Roma sta insistendo nel suo gioco, calcio di punizione battuto con rapidità. Ma si accorciano i tempi per questa Roma, adesso ci sono soltanto 9 minuti al termine e la situazione non è cambiata. Un solo intervento decisivo di Terragno, vediamo questo intervento di testa, c'è Graziani che crolla a terra accompagnato da Baresi che era accanto a lui, pallone che forse è uscito, il guardialine lo affida per la rimessa alla squadra giallorossa, è Oddi che se ne incarica. Vediamo l'azione di Giannini, Giannini per Cereso, Cereso su tre avversari su di lui subito, riesce a far filtrare il pallone, Conti, pronto al tiro Conti, bellissimo il tiro e lì la parata rasoterra di Terragno, partita che in questa circostanza ha avuto un attimo di grandissima tensione, bellissimo il tiro rasoterra di Conti e bella la parata e l'intervento di Terragno, tiro angolato a fil di palo, pallone che è andato molto lontano, adesso deve essere raccolto dai volonterosi ragazzini, Tancredi praticamente disoccupato per tutto il corso del secondo tempo, è pronto a effettuare la rimessa, intanto Bonetti rientra per calciare il più lontano possibile, immagino. Iorio, intervento di Ballerini, c'è stato un fallo su questo pallone lungo, per un attimo abbiamo visto sfilare due avversari, il calcio di punizione sta per essere battuto da Di Bartolomei. Ancora Atley pescato mentre fallosamente tratteneva Oddi. Va via Graziani, palla al piede, c'è lo scatto di Iorio che va adesso a recuperare il pallone, ha la possibilità di effettuare il cross anche se ha perso, bellissima questa azione di Iorio, decide di andare al tiro e forse avrebbe dovuto lanciare il pallone in mezzo, una buona partita la sua, ma Graziani si aspettava il pallone facile, la parata questa volta di Terragno, mentre finisce a terra facendosi anche male. Atley voleva prendersi il pallone dalle mani di Conti, è stato un infortunato 5 settimane, Atley ha avuto un intervento al menisco.
Aveva intuito Graziani che sarebbe finita così col passaggio all'indietro. Non può ostacolare il regolarmente Terraneo, che comunque effettua una rimessa un po' sbilenca. Aveva toccato con le mani secondo Atley, adesso si becca anche la munizione. Ha ammonito Atley adesso al 39esimo del secondo tempo per proteste. Atley è migliorato molto negli ultimi mesi, giocatore giovane di temperamento che in un campionato difficile come il nostro ha trovato una buona possibilità di ambientarsi e la respinta è stata la sua. Poi Wilkins, pallone messo fuori, tutti scattano in avanti, il pallone va a finire però tra le braccia di Terraneo, scatto in avanti dei difensori, subito il recupero da Graziani ha disturbato irregolarmente il rinvio di Terraneo, passa dell'altro tempo. Buon scambio, vediamo adesso Virdis, ottimo il suo lancio, c'è un'azione di rimessa adesso per il Milan e qui per la Roma sono guai, riesce però a salvarsi sul tentativo di Battistini, in uscita Tancredi, molto bella questa azione del Milan. È già per la seconda volta nel secondo tempo che Tancredi si vede filare un avversario solo e smarcato, è entrato in area, era successo con Virdis nella ripresa, adesso è toccato a Battistini e del resto ormai un 1-0 non è un punteggio da difendere, la Roma non ha più niente da perdere, un gol di più o uno di meno non cambia la situazione, cerca il pareggio, rischia qualche cosa in difesa, Scarnecchia ha effettuato il calcio d'angolo, ha tirato, respinta di Lucci, poi Graziani perfeziona per Cereso. Pallone oltre la linea laterale in mezzo al pubblico, adesso subito pronta la rimessa alla Roma. Riceve Lucci, è libero anche Bonetti, però più avanzato vediamo che c'è anche Ancelotti, corregge di testa, poi c'è un rinvio da parte di Evani, poi ancora il pallone lavorato in qualche modo dalla difesa romanista. C'è una posizione che sembra irregolare da parte di Atley, non interviene nessuno, Atley poi finisce per incespicare sul pallone, forse non ha una tenuta ancora sufficiente sull'arco di 90 minuti, il giocatore inglese, e dico questo perché l'abbiamo visto faticato anche domenica scorsa a San Siro contro la Juve, per stanchezza, volendo andare su un pallone è entrato solo in area, poi l'ha addirittura stoppato andandosene, il pallone è rimasto lì, sono cose che capitano quando si è stanchi, attenzione a Graziani, Graziani per gli avversari, cerca il tiro, crolla poi per terra e sul contrasto con Baresi, qui ci potrebbero essere anche gli estremi per il rigore, Ballerini non interviene, non c'è stata nessuna indicazione neanche da parte delle guardialine, ancora Oddi per... ecco il tentativo, azione pericolosissima con tiro finale di Conti, direi che questo intervento di Baresi su Graziani poteva anche essere considerato irregolare da Ballerini e quindi poteva portare anche un calcio di rigore per la Roma, l'arbitro ha sorvolato sull'irregolarità, sì, l'azione è proseguita poi con un cross di Oddi, pallone che è arrivato a Conti, il suo tiro però è finito a lato e infatti si prosegue con questa rimessa dal fondo. Siamo adesso al 42esimo e 30, stavolta Atley ha avuto la meglio, su di lui va fallosamente a commettere fallo, poi crolla involontariamente ai suoi danni addosso lui anche Bonetti. Doppio intervento su Atley, calcio di punizione inquadrato Verza. Va poi Wilkins, si avvicina Di Bartolomei. Wilkins e Di Bartolomei formano un ottimo cardine verticale. Tiraccio forse più che altro per perdere tempo, che non vale la pena di commentare. Non mi è sembrato neanche un tiro in porta. Intanto Tancredi va in seguimento del pallone per affrettare la rimessa. Meno di 2 minuti al termine, poco fa la partita ha mostrato un episodio che poteva anche cambiare il risultato, un intervento di Baresi ai danni di Graziani ben all'interno dell'area di rigore sul quale l'arbitro non ha ritenuto di dover intervenire. Roma comunque sempre all'attacco, Iorio per Conti, ancora Conti si libera di Evani, ancora Conti forse deciderà di tirare adesso, no,
cerca il colpo di tacco Sereso, Graziani tira, Graziani raso terra, poi ancora l'intervento splendido di Terranio sul tiro di Conti, e tira aria anche di pareggio. Nella circostanza la Roma sta assediando la porta del Milan, si difende con difficoltà, un po' di confusione, questa volta sono saltati in due, anche Atle indietro per dare una mano, non c'è nessuno ancora una volta nella metà campo della Roma, dei giocatori rossoneri. Vediamo Bonetti che porta e spinge davanti il pallone, però ha sbagliato il rinvio, quindi c'è Vinicio Verza che subito approfitta cercando di lanciare Virdis, intervento di Scarnecchia. Vediamo che l'arbitro è di opinione diversa rispetto a Sereso, ci dovrebbe essere un calcio di punizione, Scarnecchia ha dato qualche spiegazione, intanto il gioco è fermo. Il 45esimo scade adesso, intanto si è rialzato Baresi che era semplicemente scivolato a terra, c'è qualche cosa che non funziona, comunque il gioco riprende con questo calcio di punizione, in qualche modo tocca Atley stancamente verso Tancredi che in uscita ha già effettuato la rimessa, il nostro cronometro siamo 45:30, questa volta il pubblico se la prende con Agostino che è poi Di Bartolomeo, il pubblico che dimentica facilmente quanto un giocatore può aver fatto in maglia giallorossa. Calcio di punizione, ultime possibilità per la Roma, Celotti ha di fronte a sé Verza in posizione e a distanza non regolamentare, si annuncia un grappolo di uomini, ce ne saranno 15 o 16, 3-3-6, 10 di più, ci sono 20 uomini in area, vediamo di chi è il colpo di testa, l'uscita di Terraneo sul quale rompe Bonetti con palla ormai quasi spenta, ecco l'azione di Evani, decide Evani, ferma forse in qualche modo, no regolarmente, Ancelotti, nuova possibilità per la Roma, tempo che è abbondantemente scaduto, siamo un minuto e 20 secondi oltre il tempo regolamentare. Ed ecco che l'arbitro ha proprio fischiato la fine. Ha vinto quindi il Milan, entra in campo lungo, c'è un po' di movimento, c'è qualche scontro in campo, adesso la giornata vi porta a vedere alcuni dei protagonisti, arriva anche Terraneo, poi arriva Conti, grappoli di fotografi, Graziani sembra scatenato, Terraneo si ferma, era andato a fare da paciere, arriva anche Conti e tutto si ferma fortunatamente. Allora il marcatore dell'unico gol è stato Virdis al 12° del primo tempo, il Milan ha battuto la Roma.